Drammatico incidente sulla Siena a Firenze. Un autobus di turisti russi si è ribaltato questa mattina intorno alle 9.30 all'altezza di Badesse in direzione di Siena. Immagini davvero drammatiche delle persone che sono state fatte uscire. Alcuni turisti sono rimasti incastrati all'interno del bus, gravi, diversi, feriti. Immediato l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco per i soccorsi. Il bus turistico si è ribaltato in direzione sud dopo Monteriggioni. Il bus si è ribaltato nella scarpata adagiandosi sul lato destro della strada. Ancora da valutare le cause dell'incidente, probabilmente la pioggia può aver fatto perdere il controllo del mezzo. E secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine che sono intervenute, sarebbe la distrazione la causa dell'incidente di questa mattina. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto tramite l'utilizzo dell'autogru alla rimozione del pullman. Sotto lo stesso è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna di 40 anni. E la donna trovata schiacciata sotto il pullman è la guida turistica del gruppo di turisti. I passeggeri, tutti di nazionalità russa, provenivano da Montecatini e avrebbero dovuto visitare la città del Palio proprio nella giornata di oggi. L'autobus è uscito di strada tra Badesse e Siena, direzione sud. È rimasto coinvolto in un ribaltamento nella scarpata e grazie alla vegetazione e agli alberi il volo è stato fermato, evitando conseguenze che potevano essere ancora più drammatiche. All'interno del pullman a due piani circa 60 persone. Le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute intorno alle 11 hanno estratto le ultime tre persone rimaste incastrate all'interno del mezzo. I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118 e sono stati trasportati in codice rosso sia all'ospedale delle Scotte di Siena che a quello di Campostaggia di Poggibonsi. E i pazienti che sono stati trasportati al policlinico delle Scotte, dove era stata attivata già dalla prima mattina l'unità di crisi per affrontare l'emergenza, sono stati poi sottoposti all'esame diagnostici. Il tavolo operativo dell'unità di crisi è stato coordinato dal direttore sanitario Augusino per raddoppiare il personale nei turni e nella disponibilità sia in pronto soccorso che nei reparti specialistici, implementando così i percorsi diagnostici di cura dei pazienti. A causa del gravissimo incidente, tutto il traffico ha subito dei rallentamenti a Siena e in provincia in direzione di Firenze. Sul posto è intervenuto anche il questore di Siena, Costantino Capuano, per raccontare i soccorsi immediati. Facendo avviati, abbiamo avviato l'indagine, finora siamo stati impegnati con le operazioni di soccorso. A proposito, devo sottolineare la qualità dell'impegno sia della Polizia Stradale che dei Vigili del Fuoco, che sono stati estremamente tempestivi, così pure le altre forze di polizia, in particolar modo anche la Questura che ha coordinato i soccorsi, coinvolgendo gli altri enti della Polizia di Stato, tipo il reparto volo, il reparto mobile, per fornire il massimo del supporto. Il bilancio di questo gravissimo incidente è di un morto, tre feriti ancora in condizioni molto gravi e 20 le persone che hanno riportato lesioni serie. La situazione nel nostro ospedale vede 22 pazienti per la precisione, di questi alcuni ricoverati. Precisione, noi abbiamo avuto l'accesso di codici rossi, gialli e verdi. 8 di questi 22 sono stati dimessi, altri sono in osservazione o inviati già nel reparto di ricovero di medicina d'urgenza. Nessuna persona però è in pericolo di vita? Fortunatamente nessuno versa in condizioni di pericolo, ci sono alcuni pazienti per cui la prognosi non è ancora stata sciolta perché sono in osservazione, però col passare del tempo la prognosi potrebbe essere rapidamente sciolta. Diciamo che nessun paziente è stato intubato, non ci sono pazienti al momento con compromissione neurologica e di conseguenza parliamo di pazienti che hanno subito traumatismi sostanzialmente. Tra queste persone c'è stata una persona che è andata in sala operatoria? Sì, è stato necessario ricoverare una paziente che ha avuto un trauma facciale per cui c'è un problema oculare che è in corso di risoluzione attraverso intervento. Venerdì 24 maggio si svolgeranno in tutta Italia, organizzate dai sindacati della scuola, delle manifestazioni per la libertà di insegnamento e di pensiero.
dopo la vicenda palermitana della professoressa Rosa Maria Dell'Aria. Liberi di insegnare, liberi di imparare. A Siena i lavoratori effettueranno un presidio davanti all'ufficio scolastico provinciale in piazza Matteotti dalle ore 17 alle ore 19. Protestiamo per difendere la libertà di insegnamento e di espressione, spiegano FLC, CGL, CISL, Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal, e per esprimere il nostro sostegno alla professoressa sospesa per omessa vigilanza sul lavoro dei propri studenti. La libertà di insegnamento è un bene fondamentale e indispensabile in ogni società democratica. Rivendichiamo, concludono i sindacati, anche l'istituzione di un organismo indipendente con il compito di valutare il corretto esercizio della libertà di insegnamento e di tutelare l'autonomia professionale, individuale e collegiale. Il pensiero non si imbavaglia, a scuola non si fa censura. Una grande energia oggi di MPS a Firenze per premiare il talento, per premiare i giovani e farlo in un modo speciale. Marco Morelli. Direi trovare una strada diversa da quelle che sono le strade ordinarie, il Monte è nella situazione che tutti conoscono, siamo nell'ambito di un piano di ristrutturazione complesso e difficile, ma questo è l'esempio di come una banca come il Monte può trovare delle strade nuove. Il logo della lampadina, ma sembrano dei vasi comunicanti, la banca, i suoi uomini, le sue energie in tutta Italia, questi giovani e le loro idee insieme che vengono mischiate, perché non è un semplice sostegno tradizionale, è già un po' una start-up officina. A tutti gli effetti l'idea è fare in modo che persone della banca possano entrare in contatto con tanti giovani, tante start-up e trasmettersi a vicenda il vissuto della banca e le esperienze, le idee, le proposte di chi non conosce magari la banca, non sa come lavora e cercare poi di arrivare a una sintesi che è quella che hai visto oggi. È stato scritto che il bello del futuro è che arriva un giorno alla volta, oggi è un buon giorno. Oggi è un giorno importante perché è la testimonianza che una banca come il Monte, nonostante tutto quello che succede, è in grado di poter tirar fuori idee e coinvolgere tante persone all'interno e all'esterno. La Toscana punta a essere la prima regione impegnata nella lotta alla plastica e lo fa con un protocollo d'intesa siglato con comuni e rappresentanti dei balneari per eliminare dall'estate i rifiuti di plastica monouso come piatti, posate e bicchieri che imbrattano le spiagge, anche quelle libere. Un provvedimento che anticipa la data del 2021 approvata dal Consiglio dell'Unione Europea come limite invalicabile per eliminare la plastica usa e getta, annunciato dal presidente della regione Enrico Rossi e dall'assessore alla presidenza Vittorio Bugli nel corso di un briefing in cui è stata illustrata anche una delibera approvata dalla Giunta che da settembre esclude l'utilizzo della plastica monouso dalle mense gestite direttamente dalla Regione, da quelle che alla Regione sono legate da altri enti o che da essa ricevono contributi. Si va dalle mense scolastiche a quelle universitarie fino a quelle del comparto della sanità per un bacino di circa 200.000 persone e già si pensa anche a come intervenire sulla composizione delle bottiglie di plastica e sul loro riutilizzo. Nel corso dello stesso briefing è stata illustrata anche un'altra delibera che istituisce il marchio Toscana, pensato per promuovere le imprese di tutti i settori impegnate sul territorio regionale che ne facciano richiesta e che rispettino precisi standard. Si tratta, è stato spiegato, di un marchio di localizzazione che non sostituisce altri marchi e che è un ottimo volano di promozione, soprattutto all'estero, a fronte di un export che vale il 30% del PIL regionale. Un festival che nobilita la Maremma. Una volta la Maremma, nella Divina Commedia citata da Dante, era quell'ambiente un po' ombroso che destava diffidenza e che viene paragonato a certe scene dei cerchi che negli inferi Dante visitava. Una Maremma che veniva concepita da Cecina fino al comune di Tuscania, come appunto noi ben sappiamo. Ma oggi la Maremma è una delle più belle terre del mondo. Le bonifiche, il sapiente rapporto con il territorio, la capacità di far crescere, qui con noi c'è Giancarlo
Carlo Farnetani, sindaco di Castiglione della Pescaia, pensate a cosa significa oggi come turismo di qualità ed elite una realtà come quella che va da Puntala fino appunto a Castiglione, alla sua rocca e a ciò che noi troviamo. Ecco che questo ambiente così bello, così qualitativo nel rapporto fra l'uomo e l'ambiente viene illustrato attraverso iniziative culturali d'eccellenza che toccano i 5 comuni di Roccastrada, di Monterotondo, di Gavorrano, di Castiglione della Pescaia e che ci illustrano come la cultura si sposa alla natura, all'ambiente, a una frequentazione di qualità che ha necessità certo delle bellezze naturali ma anche di eventi che siano all'altezza della situazione. E devo dire a Luzzetti grazie perché tutto questo in una cornice che sta portando sempre più anche a nuove scoperte. È il caso come nella sua Scarlino, dove l'anno scorso mi ha invitato e mi ha portato a vedere uno di questi eventi, il fatto dell'affresco del 1437 che recentemente è stato ritrovato restaurando un resort, restaurando quello che vuole essere un albergo diffuso e quindi una ex chiesa trasformata in abitazione nel centro del paese. Insomma, questa Maremma che una volta ci consegnava Pia de Tolomei, anch'essa citata da Dante, che quindi dava la sensazione Siena mi fe disfece mi Maremma, oggi in realtà si propone come una delle zone che da un punto di vista storico, culturale, paesistico, di armonia fra l'uomo e la natura, di maggiore attrazione alla Toscana. Queste iniziative vanno nel senso di una sua valorizzazione e promozione. È la settimana degli addi e dei saluti. Dopo quelli di Michele Mignani e Simone Vergassolo annunciati lunedì dalla società che ha comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno, sono arrivati i messaggi social di due calciatori, Nikita Contini e Pietro Cianci. Contini, che torna al Napoli, si giocherà una chance in Serie B, protagonista della stagione con 3 rigori parati, ha ringraziato attraverso il suo profilo Facebook. Siena ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore, forza Roburad, maiora semper, sperando di vederti presto dove meriti. Invece ha scelto Instagram per salutare la città e si è soffermato sul momento in cui è stato sostituito nella partita col Novara, raccogliendo tantissimi applausi dagli spalti. Mi sono sentito a casa e sappiate che non dimenticherò. L'unico rammarico è non aver giocato quanto avrei voluto, ma ho la consapevolezza di essermi fatto trovare sempre pronto, ha spiegato il bomber barese. 7 gol in 32 partite ma solo 8 da titolare. Spero non sia un addio ma un arrivederci, ora sarà il Sassuolo a decidere il mio futuro, ha concluso Cianci, che nella lettera si è fermato Big Pietro, come veniva soprannominato dai suoi tifosi.